Uomini e donne, ex fidanzata di Moser corteggia Nicolò, tiene le battute su Ignazio. Uomini e donne, l'ex fidanzata di Ignazio Moser è la corteggiatrice di Nicolò, le battute di Tina Cipollari. Si è ufficialmente dato il via al trono di Nicolò Brigante. Il ragazzo ha già fatto le sue prime esterne. Tra tutte le corteggiatrici che hanno sceso le scale di Uomini e Donne, una in particolare ha catturato l'attenzione del nuovo protagonista del trono classico. Lei si chiama Virginia e già durante l'inizio di questa nuova stagione della trasmissione di Maria De Filippi fece parlare di lei, anche se indirettamente. La giovane donna pare infatti essere l'ex fidanzata di Ignazio Moser, attuale concorrente del Grande Fratello VIP. La corteggiatrice è stata portata immediatamente in esterna dal simpatico Brigante, ma qualcosa è andato storto. Lui pare infatti non fidarsi della donna, soprattutto a causa della sua precedente e presunta relazione amorosa. Grazie alle anticipazioni dettagliate della scorsa registrazione, pubblicare da Newsweb, scopriamo che Nicolò e Virginia hanno avuto un piccolo battibecco, che ha visto intervenire anche Tina Cipollari. Lui ha esternato i suoi dubbi sulla corteggiatrice, facendo riferimento anche alla possibile relazione con Ignazio Moser. La ragazza sembra aver precisato di essersi lasciata circa 4 mesi fa e tale versione è stata anche confermata dai racconti dell'ex ciclista. All'interno della casa più spiata d'Italia, infatti, la nuova fiamma di Cecilia Rodriguez ha parlato più e più volte di questa storia. Di fronte a tale scoperta, l'esuberante opinionista non ha potuto far altro che intervenire e dire la sua, soprattutto sul delfino. Ignazio Moser, l'ex fidanzata a Uomini e Donne, Tina Cipollari senza freni. Facendo riferimento all'ormai nota agendina di Ignazio, dove sembra votare le performance intime di tutte le donne con cui è stato, Tina Cipollari ha espresso il suo parere con una frecciatina bella e buona. L'opinionista di Uomini e Donne crede infatti che i due, Moser e Virginia, potrebbero essersi lasciati proprio perché lui le ha messo una sola stellina. A quanto pare, le storie raccontate dall'ex ciclista stanno facendo il giro della televisione nel vero senso della parola.